Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Oggi parleremo di neuropsicologia dell'invecchiamento e lo faremo insieme al dottor Enrico Giuseppe Bertoldo, che è psicologo clinico, psicoterapeuta, esperto in neuropsicologia clinica e lavora presso l'IRCCS Policlinico San Donato a Milano ed è docente presso l'Università degli Studi di Milano. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera, grazie moltissime. A lei, dottore. Quindi, che cosa significa invecchiare? Allora, molte teorie sostengono che noi iniziamo ad invecchiare non appena nasciamo. Vero è che l'invecchiamento è un processo graduale e continuo di cambiamento, dove molte delle nostre funzioni si modificano con l'avanzare dell'età e possono chiaramente andare incontro ad un decadimento organico, fisico e cognitivo. L'età della vecchiaia, quella che noi oggi chiamiamo comunemente terza età, viene convenzionalmente fatta iniziare a partire dagli anni dai 65 anni. Anche se alla luce delle nuove prospettive di vita, dell'allungamento della nostra vita media, la Società Italiana di Geriatria e di Gerontologia ha proposto di aggiornare il concetto di anzianità portandolo a 75 anni. Come vediamo dai dati Istat, la speranza di vita alla nascita nel 2021 era di 80,1 anni per gli uomini e 84,7 anni per le donne, senza distinzione di genere, pari a 82,4 anni. Allora, è innegabile che noi ci troviamo oggi immersi in una società italiana che invecchia e sempre secondo l'Istat il rapporto tra giovani e anziani sarà di 1-3 nel 2050, nel 2048 i decessi saranno il doppio delle nascite e nel 2040, dato questo molto triste, 10,3 milioni di persone vivranno sole. Abbiamo numeri sui quali riflettere, direi. Eh sì, dottore. Ma a livello fisiologico, cosa succede nell'invecchiamento? Beh, con l'invecchiamento avvengono una serie di cambiamenti fisici e fisiologici. Con l'avanzare dell'età, noi iniziamo ad avere problemi di vista, problemi di udito, alcune volte anche problemi di deambulazione, cioè in generale i nostri sensi iniziano a perdere la loro efficacia. E assistiamo a livello neurofisiologico ad una riduzione della flora neuronale, ad un rallentamento della produzione dei neurotrasmettitori, alcuni neurotrasmettitori, e alla possibile insorgenza di problemi vascolari e cardiocircolatori, chiaramente con un impatto sull'afflusso del sangue al cervello. Dobbiamo dire che il modello neuropsicologico dell'invecchiamento si basa oggi sulla relazione tra la riserva cognitiva e i fattori di rischio. Ecco allora che diventa importante dotarsi di una buona riserva cognitiva, cioè fare dei muscoli per il cervello. Mantenersi attivi e propositivi verso la quotidianità diventa allora un elemento protettivo verso la possibilità di un decadimento cognitivo ed è innegabile che con l'avanzare dell'età andiamo incontro ad un calo selettivo e non diffuso di alcune capacità. Queste capacità sono la velocità di processamento delle informazioni in entrata, fatichiamo chiaramente ad avere attenzione e a ritenere le informazioni nella working memory, nella nostra memoria di lavoro, così come nei processi inibitori. Con l'invecchiamento noi tendiamo ad essere più disinibiti, a non sopprimere informazioni che non ci sono più utili e chiaramente anche alcune competenze comportamentali e funzioni veramente sensoriali. Uno studio recente dell'Università di Washington ha evidenziato come il rischio di demenza sia maggiore nei pazienti affetti da doppi problemi sensoriali, ad esempio vista e udito. Quindi, dottore, quando possiamo parlare di demenza? Allora, prima di parlare di demenza, noi dobbiamo affrontare il tema del decadimento cognitivo lieve, quello che viene chiamato mild cognitive impairment o MCI, ovvero quella condizione clinica che presenta difficoltà o deficit in uno o più domini cognitivi, come ad esempio la memoria, l'attenzione, il linguaggio, le competenze visuospaziali, una o più di queste. Le persone affette da MCI manifestano poi difficoltà nel compiere i compiti cognitivi, pur mantenendo però un'accettabile qualità e capacità di gestione delle attività della vita quotidiana. Questo rappresenta chiaramente un'evoluzione molto subdola, perché apparentemente c'è un funzionamento normale, ma che poi andando a misurarlo con dei test neuropsicologici,
fa notare che effettivamente c'è la presenza di un MCI. Da considerare poi anche che elementi psicologici come ansia o depressione possono peggiorare le prestazioni. Allora, c'è anche da dire, questo è utile dirlo, che non tutti gli MCI evolvono in demenza. Diciamo, quelli più proni a evolvere in demenza sono gli MCI amnesici, che tendono ad evolvere in una demenza di Alzheimer. Però non possiamo assolutamente generalizzarlo. Gli studi hanno dimostrato questo. La demenza, invece, la definizione di demenza, quella, io ho preso quella della Società Italiana di Neurologia, che mi sembra quella più eloquente, che evidenzia quella condizione che è caratterizzata da un deficit della sfera cognitiva, perciò tutti i domini, attenzione, memoria, linguaggio, orientamento, ragionamento, capacità critiche e chiaramente anche la personalità e il comportamento, e che riguardano dei peggioramenti e un deficit progressivo di funzioni che erano precedentemente nella norma. Ecco perché allora è importante conoscere il dato premorboso, cioè quello che c'era prima, perché questo ci aiuta a collocare il problema nella giusta patologia dementigena e a poter anche intervenire con delle riabilitazioni per mantenere o per potenziare le funzioni cognitive. Cosa fare quindi, dottore, nel caso in cui un familiare manifesti dei segni che richiedono attenzione come quelli discussi fino a questo momento? Allora, è sicuramente molto importante rivolgersi al più presto al proprio medico di famiglia, cioè non ignorare dei sintomi che noi notiamo modificarsi nei nostri cari. Il medico di medicina generale, sulla base del caso, potrà poi suggerire di rivolgersi ad uno specialista neurologo per una visita neurologica. Il neurologo a sua volta potrà suggerire degli approfondimenti attraverso le neuroimmagini, perciò una ICE encefalo, un attacco encefalo o una risonanza magnetica encefalo, degli esami ematochimici specifici per vedere i marker che sono predittivi di un decadimento cognitivo e chiaramente una valutazione neuropsicologica che andrà ad approfondire attraverso dei test neuropsicologici, neurocognitivi standardizzati, quali sono le singole aree cognitive che sono in sofferenza. Allora, che cos'è lo screening neuropsicologico? Allora, lo screening neuropsicologico è un processo molto composito, consente chiaramente attraverso un colloquio clinico con il paziente, una validazione dei dati con i familiari, ovviamente se noi abbiamo un paziente che ha problemi di memoria, è molto importante verificare la veridicità dei dati attraverso il colloquio con i familiari e la somministrazione di una batteria di test validati sulla popolazione italiana che vanno a misurare appunto le funzioni cognitive. Tipicamente in uno screening viene analizzato l'orientamento spazio-temporale, la memoria a breve termine, l'attenzione e le abilità di calcolo, la capacità di apprendimento verbale, la produzione di linguaggio e le abilità prassiche, cioè di svolgere funzioni, di svolgere abilità. Quelli che ho elencato sotto sono, diciamo, i più classici, il Mini Mental State Examination, che è chiaramente un test di grande validità, soprattutto anche a livello, diciamo, giuridico, e altri test come il MoCA, come il MODA, come l'ACE, che hanno la funzione di screening, perciò sono essenzialmente brevi, ma molto attendibili. Come possiamo proteggere il nostro cervello, dottore? Allora, è importante questa, così come noi facciamo palestra, andiamo in palestra, l'esperienza ci insegna che il miglior modo per proteggere il nostro cervello dall'invecchiamento cerebrale è proprio quello di mantenersi attivi, sia da un punto di vista intellettuale che da un punto di vista fisico, attraverso quelle che poi sono un po' le buone abitudini della vita quotidiana, perciò una buona alimentazione, una buona qualità di vita, mantenere delle relazioni sociali attive, ricche, stimolanti, stimolare il nostro cervello, fare proprio una sorta di palestra per la nostra mente, per la nostra memoria, per la nostra attenzione e chiaramente cercare di ridurre lo stress quotidiano che potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni cognitive. Benissimo, dottore, io la ringrazio moltissimo, soprattutto questa ultima scheda che lei ci ha commentato, come dire, per proteggere il nostro cervello, praticamente in una sola parola possiamo dire che abbiamo bisogno di stare tranquilli, di stare felici, di stare sereni, di fare il meglio per noi stessi, questo. Assolutamente, sempre mantenersi attivi, fare cose diverse, incontrare persone. C'è una buona qualità di vita. Una buona qualità di vita. La ringrazio molto, dottore. È stato un grande piacere averla qui. A presto.
Grazie a voi, buona serata. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.